bello che sta l'upsell che mi ha prestato il mio amico Giuseppe Benedetti. Bellissima, 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 bellissima. Strumento che assomiglia a una chitarra, invece non è, molto antico. Molto bello, perché mi ha appassionato molto questo verbo giustello che c'è dentro la chitarra, non lo so, della prima lettera ai Corinzi, capitolo 7. Il tempo si è fatto breve, su giustello si è accorciato, si è sintetizzato, si è rattrappito, si è limitato. Quindi coraggio, torniamo all'essenziale. E pensando anche alla prima lettura, sempre domenica scorsa, in cui Giona comincia a proclamare un countdown ai niniviti: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, poi ce ne saranno 39 e poi ancora meno, ho pensato, c'è un modo per trattenere questo tempo che si restringe? C'è, diciamo, una specie di metodologia per trattenere il tempo? Fondamentalmente non ce ne sono, perché ovviamente lo sappiamo bene già, tutto scorre, pantarei, e questo lo sappiamo bene, tutto va avanti. Nel momento in cui stiamo parlando, ascoltando, vedendo questo video o iscrivendoci a questo canale, ecco, già questo tempo è già trascorso. Ma che significa che questo tempo si restringe? Non è possibile fermarlo. E allora ho pensato che proprio il Vangelo ci dà occasione di ripensare a questo tempo che scorre e ci dà forse qualche antidoto al tempo che passa. Difatti nel Vangelo stesso di domenica scorsa, vi ricordate, lo stesso Gesù, no? Diceva il tempo è compiuto, o kairos peplerotai, dove il verbo plero significa riempire, dove kairos è sostituito dal sostantivo cronos. Cronos è l'orologio, è il mito del vorace del tempo che si autodistrugge, si autoalimenta e si autodistrugge. E la voracità è il primo nemico del tempo, no? E invece la parola kairos significa che tutto è un dono che è gratis, che ci viene da Dio, che è gratuito e che quindi non è possibile in un certo senso che sia un dono nostro. E il kairos è un'opportunità, è un'occasione che dobbiamo saper cogliere. Il kairos è un'opportunità che Dio ci dà di bloccare e di fermare questo tempo. Allora, in maniera molto semplice, soprattutto quando si arriva come me ad una certa età, probabilmente guardandosi indietro uno comincia a dire: ma io di tutto questo tempo che ho avuto, grazie a Dio, a disposizione, che cosa ne ho fatto? Ecco, come l'ho impiegato? In che cosa l'ho impiegato? Sono riuscito a fermarlo? Partiamo subito da un presupposto. A volte non ci rendiamo conto del tempo che trascorre. Forse è un bene, ma essere anestesizzati sul trascorrere del tempo a volte non è tanto un bene. A volte questo tempo lo perdiamo, lo sprechiamo, e più si restringe, più tendiamo a restringerlo ancora. Oggi abbiamo tante opportunità, la tecnologia ce ne fornisce tante, però fondamentalmente ci rendiamo conto che queste occasioni, questi kairoi tecnologici, anziché farcelo guadagnare, questo tempo ce lo fanno perdere. Allora, qual è il kairos fondamentale che il tempo lo dilata? Partiamo da un esempio molto semplice, ok? La dimensione del tempo è dettata da una scansione, non cronometrica, quella dell'orologio, ma cardiologica. È il cuore che stabilisce se un tempo è lungo o un tempo è breve. Mettiamo di fare una di quelle cose tipo stare alla posta, aspettare in fila ore, 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 no? Diciamo, il tempo non passa mai, lo diciamo, no? Come un'espressione. Questo tempo non scorre, proprio non, questa giornata, si dice in dialetto, ancora va scresh, ancora non è terminata, non si è consumata, perché vuol dire che tu stai facendo delle attività che proprio sono noiosissime. Invece quando tu stai con le persone che ami, innanzitutto il tempo lo trovi, perché se quella persona tu non la ami, se quell'occasione tu non la ami, non hai mai tempo.
Ma il tempo per le persone che tu ami lo trovi sempre anche se non ce l'hai. Vuol dire che ci sono risorse nascoste di tempo nel nostro cuore. Ritrovarle per metterle in atto è già la prima forma di rivalutazione del tempo, no? Io mia madre l'amo, mia nonna l'amo, mio nonno lo amo, mio fratello, mia sorella. Se è così e se il mio cuore esige di volerli incontrare, io il tempo per loro lo troverò sempre. E se c'è una parte della mia distrazione, della mia noia, del mio comportamento, perché sono fatto così, che non riesce nemmeno a fare una telefonata, bene, dobbiamo cercare quella fonte d'amore che abbiamo nel nostro cuore e capire che se la mente a volte non esige di poter incontrarli, il nostro cuore sta pensando di spendere tempo insieme a loro. Numero due, questa la colgo da una risonanza a un campo scuola con i ragazzi delle scuole medie. Loro mi per valorizzare il tempo nella relazione avevo sottratto loro i telefonini, no? A un certo punto vengono un gruppetto, dicono: Antidon, ci puoi ridare i telefonini? Perché noi senza telefonini non riusciamo ad addormentarci. Beh, in realtà sappiamo che è esattamente il contrario, che non ci sia un night shift proprio alla luce del telefonino che eccita ancora di più la nostra veglia più che il nostro sonno. Ma ci sono dei momenti in cui il nostro tempo è legato definitivamente a un cellulare. Io non vorrei che alla fine della nostra vita qualcuno ci mettesse davanti cellulare, persone e la nostra vita. Sapete che alla fine della settimana c'è il conteggio di quante volte, quante ore hai utilizzato un'applicazione sul telefonino, no? A me dispiacerebbe sapere che al termine della mia vita la maggior parte del tempo l'ho consumata di fronte a uno schermo. Io penso che sia arrivato il momento da cercare una confezione, una specie di piccola, permettetemi, sarcofago, dove rinchiudere il telefonino. Solo così potremo bloccare realmente il nostro tempo. Cioè, voglio dire, perché non utilizzare il tempo per andarsi a prendere un caffè con una persona? Per andare a giocare a pallone? Io non ho mai visto un calciatore durante una partita che sta al telefono. È impossibile, perché tu ti devi dedicare al calcio. Oppure perché tu non, magari non prendi, vediamo, un bel libricino, te lo leggi, ma... Ma se tu stai leggendo, hai bisogno che quel telefono sia chiuso in un cassetto anche lontanissimo da te. O magari vuoi imparare a suonare uno strumento, che è così bello. Stai impiegando tempo della tua vita anziché trascorrerlo lì inutilmente. Il tempo si restringe, rischiamo di passarlo ore e ore davanti a un cellulare che non ci può dare il giusto ritorno della nostra vita. La tecnè sta, in un certo senso, superando quello che è il pneuma della nostra storia, lo spirito della nostra storia. Spiritualizzare il tempo significa avere il coraggio di bloccare tutto ciò che ci distrae dalle relazioni o tutto ciò che ci impone di non crescere. E allora c'è bisogno di attuare nella nostra vita delle tecniche che ci facciano capire quanto sia importante realmente utilizzare il tempo per il nostro bene. Spegnere il telefonino per farsi una corsetta, per farsi una passeggiata, alzarsi al mattino senza la tentazione di sapere che la prima persona con cui mi corico è il telefono e la prima persona a cui risveglio, io penso, è il telefono. Allora vedete, ci sono tanti meccanismi che oggi ci costringono davvero a perdere tempo. Questo tempo è importante, non possiamo consumarlo così, non possiamo sintetizzarlo in questa maniera. E permettetemi, la messa nella celebrazione dell'Eucaristia è un tempo sacro, è un tempo santo. Non possiamo celebrare la messa con l'orologio, con la fretta, è un tempo distaccato. Santo significa questo, staccato dal tempo, perché un giorno noi vivremo senza alcun legame con il tempo, perché fin d'ora non ci abituiamo a questa piccola pratica ascetica,
qualche minuto nella nostra vita, la sera, la fine della giornata, la mattina, durante la celebrazione eucaristica, viviamo senza tempo. Viviamo nella condizione della gratuità, dove tutto è grazia. Non dobbiamo produrre niente se non stare in quella eternità che già possiamo vivere oggi, qui in mezzo a noi. Il tempo si accorcia, ma la pienezza del tempo ce la può dare solo Dio. Ecco perché molti alla fine della vita dicono: mamma mia, che cosa ne ho fatto di questi anni, no? Che cosa ho compiuto? Questo progetto non l'ho realizzato. In questo mi sento una fallita come mamma, come padre non ne parliamo. Quest'altro progetto, niente, l'avevo iniziato, poi l'ho portato a termine, non più. Ecco, se il pleroma, se la pienezza, se il riempimento, il fill-in del Kairos è Dio solo, possiamo allora stare tranquilli. Tu fai quello che devi fare. Mettiti con il tuo impegno, realizza quello che puoi. Resterà sempre una parte di vita incompiuta che non riuscirai mai a realizzare per nessuna ragione al mondo. Quello fa parte del timing di Dio, perché è Lui che riempirà e porterà a compimento quella vita che, seppur incompiuta, forse tu avrai cercato di vivere al meglio.